Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questo breve episodio, che è essenzialmente un'altra leggenda di playlist, vi parlerò rapidamente di tre directory di YouTube, seppe e colme di risorse. La prima playlist di cui discuterò rapidamente è Le balle cattocomuniste nei settori dell'economia. Detta in tre parole, non servono gli immigrati clandestini all'Italia, all'Italia servirebbero brevetti. Perché nel settore primario dell'agricoltura e dell'allevamento già da 1950 c'è una meccanizzazione. Meccanizzazione che riduce drasticamente, quasi a zero, il fabbisogno di braccianti genetici in agricoltura ed allevamento. Oggi la meccanizzazione si sta trasformando in robotizzazione nel settore primario, che sarà lo strumento fondamentale assieme ad altri per far adottare il settore primario appunto ai cambiamenti climatici. Robotizzazione già ben conosciuta nei primi anni del 1970 nel settore secondario e oggi è, diciamo, sta dilagando anche nel settore terziario. Si pensi a ChatGPT, che de facto sostituisce tutto il ruolo dei giornalisti e quindi dei laureati in comunicazione. Ecco, poi si pensa all'uso dei pesticidi nel settore primario. L'uso dei pesticidi che dovranno ridursi, anche perché con l'avanzata del cuneo salino le falde acquifere diventeranno inutilizzabili e le colture dovranno usare meno acqua fresca e meno potabile, a meno acqua dolce e meno pesticidi. Quindi la lotta alla proliferazione degli insetti diventerà fondamentale per poter ottenere un minimo di raccolto economicamente sostenibile, che a causa del cambiamento climatico, con ad esempio con l'arrivo di locuste ed altri insetti che distruggeranno l'agricoltura, ecco, si dovranno per forza usare i robottini, probabilmente collegati all'intelligenza artificiale, per fare lotta agli insetti 24 ore su 24. E questi marchingegni cercheranno di ridurre la perdita dei raccolti e proteggere l'agricoltura. Si pensa all'allevamento, robot che potrebbero essere introdotti ad esempio nella produzione di insetti, farine di insetti utili per produrre mangimi di farine di insetti da dare all'allevamento dei pesci in mare, oppure mangimi di farine di insetti da dare ad esempio ai maiali. A causa dei danni del cambiamento climatico, l'agricoltura in serie dovrà migrare rapidamente al chiuso con coltivazioni praticamente molto in strutture più robuste per difendersi dagli eventi meteo estremi e fare largo uso di una coltivazione di agricoltura aeroponica, ossia tecniche di coltivazione senza terra, in cui robot e intelligenza artificiale e una maggiore presenza di tecnologia saranno indispensabili per mantenere livelli di produzione agricola e quanto di allevamento in un ambiente che sarà ed è ostile alle attività umane, e già oggi li vediamo osservando praticamente gli eventi meteo. Climate Fiction Playlist è una massiccia directory in cui troverete contenuti di Climate Fiction, presentazioni di libri, webinar, discussioni e qualche seminario di climatologia. Per avere un'infarinatura scientifica minima nella coerente progettazione del world building di opere di Climate Fiction, che per disporre di un minimo di senso compiuto devono necessariamente essere coerenti con quanto già indica la climatologia oggi. Ed adesso veniamo all'ultima playlist, che dice già tutto nel nome. L'epoca delle conseguenze, tutti cazzi e mazzi di Climate Fiction in Italia. Ecco, in questa playlist troverete in modo campionario una serie di eventi meteorologici causati dalla termodinamica e dalla sovrappopolazione di pianeta Terra. Questi due megatrend sbattono sopra le dimensioni pestel italiane, dimensioni pestel italiane in cui già esistono numerosi drivers che sono in movimento, per cui tutto questo anima e smuove rapidamente tutto l'ambiente economico italiano, che è in inesorabile movimento irreversibile verso le condizioni iniziali di Mediterraneo 2050. Ecco, se volete espandere i contenuti di questa playlist all'interno della presentazione, troverete vari links e miei podcast e vari bloggati, nonché
link a varie altre playlist, oltre ad un link gratuito per scaricare un ebook in PDF che romanza nella dimensione della climate fiction, ossia fantascienza climatica, un contesto apocalittico di Penisola Italica. Auguro a tutti un'angosciante lettura e fruizione di tutti i contenuti della playlist. Beh, insomma, per questa puntata breve e fugace è un po' tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.